Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea Link91 e bentornati su Mitopia. La scorsa volta abbiamo recuperato altri 3 compagni d'avventura sconfiggendo il cane infernale Cerbero. Ed oggi siamo davvero vicini alla meta, ovvero il castello del Duca del Male. Ragazzi, incontriamo intanto un avventuriero dopo aver superato il vulcano Erutna. E siamo a picco Erutna. Insomma, lo showdown sta per cominciare. Manca poco. Vediamo questo avventuriero cosa ha da raccontarci. Il gruppo l'ho appunto modificato, sto allenando i nostri compagni che sono rimasti un pochino più indietro, ed è giusto così. Quindi abbiamo Alama, la maga, la strega, Escanor, il guerriero, e Jibanyan, il gatto. Quello deve essere il castello del Duca del Male. È arrivato il momento di salvare il resto del gruppo, e dopo gliele canteremo di brutto a quell'odioso Duca del Male. Va bene, ci sta. Ma prima incontriamo l'avventuriero dopo aver sconfitto alcuni mostri. Nuovi mostri? Dovrebbero, no. Tipo gli Stalfos di Zelda. Dico tipo gli Stalfos perché sono scheletri con delle gambe e un teschio e combattono. Però gli Stalfos erano armati di spada. È un po' diverso. Sono comunque degli sono tipo dei non morti. È uno Staples dei GDR, uno Stalfos, che poi si chiama in un'altra maniera, non importa. Eccolo qua, Dante, nome appropriato. Fa più caldo che in una sauna in pieno agosto. I miei abiti e il mio cappello sono zuppi di sudore. Non dirlo a me. Forse mi sentirei meglio se levassi via tutto. Tanto non c'è nessuno che possa vedermi. È deciso, bye bye vestiti. Ah, sei tu, sono io, Dante, l'esploratore. Sono sorpreso di trovarti qui. Per festeggiare questo incontro, eccoti un piccolo consiglio. Segui la strada nascosta e troverai il tesoro segreto. Queste sono le parole di un famoso esploratore. Beh, ci vediamo. Ma sta con la gonnellina. Come fa ad avere caldo con la gonnellina? Donne, voi avete caldo con la gonna? Non lo so. Non credo si possa avere tanto caldo con la gonna. Bob Ross vuole un vestito... Ma le delle corna qua? Ma perché corna? Se è un vestito. Angelico. Diventa una pretty cure. Subito. È una pretty cure. Mi sta per l'idea questa cosa. Perché è troppo strano che abbia dei vestiti da succube. A meno che non sia tradotto da noi male. E quelli sono vestiti da succube. Potrebbe benissimo essere. Perché altrimenti non si spiega. E così l'eremita errante se n'è andato. Sì, ma nello scorso episodio ci ha abbandonato Aslofar, visto che abbiamo recuperato un bel po' dei nostri amici. Ora mi sento un po' triste, credo di sentire la sua mancanza. Possiamo farcela anche senza l'eremita errante, perché ci sono qua io. Ora ci sono io. Temo che continui a mancarmi. Sì, quella era una reference a All Might. Watashigakita è quando lui arriva, dice adesso ci sono io. Attenzione, nuova abilità di Escanor, Turbo Fendente. Bella. Dai Escanor, che stai ancora al 12. Vedi di salire di livello. Non mi fa arrabbiare. Oh, wow. Un bel rosto di Goblin. Mi piace. Un bel tesoro. Quello darà una bella spinta ai punti d'attacco. Ancora Bob Ross vuole un altro vestito. Corna Rock. Allora, stavolta sì, vestiti un pochino più unisex, se vogliamo, però una bellissima principessa guerriera, non ho capito. Ora che abbiamo fatto un po' di livello, perché ho giocato con la roulette e ho preso una quantità enorme di PS, ho aumentato il livello di Jibanyan e di Escanor, e ora qua il nostro fantasmagorico Mr. Quiz, ecco, proprio mentre compariva. Ho detto il nome perché me lo sono ricordato all'ultimo. Ok, memorizziamo queste persone, va bene. Vediamo un po' chi sono. Lui mi dice, c'era questa persona in mezzo al gruppo e io devo dire o sì o no. Quindi la mamma, Cacletta, la danzatrice, il tizio strano. E ok. Quindi chi era che c'era? Dai, Guida? Sì. Giusto, c'era Guida la ballerina, là. Perfetto. Fammi vincere un po' di soldi, però, non sempre le caramelle o le banane. Vabbè, meglio di niente. Vai, un altro livello e poi forse arriviamo finalmente a castello.
Oh, a questo punto ho rimesso in squadra Bob Ross e ho tolto Gibanian. Perché voglio che dentro al castello del Duca del Male ci sia solo la creme della creme. Ragazzi, questa sfida sarà davvero difficile. Bel posticino dove tenere i prigionieri delle persone. Beh, ovviamente, c'è un guardiano. Ah, un'altra volta! È un po' ripetitivo, sai? È già successo. Non è che è colpa di Bob Ross, no, mi sta per la mente perché sempre con lui il problema accade. Aspetta però, ci ha diviso, ma... Oh mio Dio. Ma Escanor sta in una stanza tremenda. Cioè, lì davvero può... Può esserci o del Malox o del buono, perché... Due ceste del tesoro? Nemici? Probabilmente. E se c'è un malignino, o anche due, è così tetro e minaccioso qui dentro, questo castello è terribile. Non preoccuparti, ci sono io qui con te. Interverrò al primo segno di pericolo. Salve, sono Troy McClure. Invece no, era Andre Link. Non potremmo rallentare un po' il passo? No! Nuovi nemici per forza qui, dai. Allora, diavoletto dispettoso, diavoletto scaltro e diavoletto. Esti... Però per fortuna abbiamo trovato ben 6 membri di tutti quanti i gruppi che abbiamo avuto. Quindi ho potuto unire gli altri due al gruppo con Bob Ross e me. Ah, lì c'è il tesoro. Beh, io direi di andare prima dal Duca del Male. Tanto poi i tesori posso prendermeli per conto mio, non è un problema. E sicuramente dovremmo far ricongiungere anche gli altri al gruppo poi. Il castello del Duca del Male è enorme. Quanto tempo ci vorrà per fare le pulizie in un posto del genere? Forse è per questo che ha rubato la faccia a tutti. Secondo te fa le pulizie? Per far pulire il castello ai mostri. Non può esserci altra spiegazione. Non è che ti è entrata un po' di polvere nel cervello? Sì. Sicuramente. Ah, incontriamo un nemico grande? Mr. Clean! Ma è senza faccia! Così a caso. Ragno? Che bello però! Dai, che figata! Sembra che abbia un ciuffo! Fighissimo! Attacco proditorio? Un attacco portato alle spalle del nemico che infligge gravi danni. Nuova abilità! Attacco proditorio, vai! Ah, ma quindi perdo un turno per farlo? Ok. Vai, Yumi! Brava. Cos'è quello... Lo scettro boomerang? Ok, quindi perdo un turno per fare l'attacco mirabolante, vabbè. No, aspetta, aspetta, salva aria per Yumi. Se no sono cavoli. Potrebbe resistere un turno, ma è pericoloso. Perfetto, ok. A posto, dai. Eccolo. Sì, però, André, fallo al genio qua, Mr. Clean. Scusami, Ma sono fantastico io. Ok, io mi è guarita. Dalla malvagità. Ti punzecchi il culetto? Ehi! Allora, stato nemico? Mr. Clean? Ok, allora, sapete cosa faccio? Un attacco particolare. Ah, sbuffata! Bravissimo! Illuminato! Perfetto, allora, attacco. No, abilità, magia, attacco proditorio, vai. Eh sì, ragazzi, devo farlo se voglio fargli un bel po' di danni. È la fine. No, non è la fine, Yumi. Ma è un genio femmina? O ha un petto molto strano? Soffrirà di ginecomastia? Può essere. Allora, voglio vedere quanto riesco a fargli. Demone Mr. Clean, ok. Ha un bel po' di punti, ma... 310! Ma non l'ho steso. Quanto gliene manca ancora? Ah, cavoli, un bel po', Allora, Yumi è tornata. Scusami, Yumi, mi ero dimenticato di te. Allora. Tostarello, sto demone. Ma che delusione alla fine. Grazie, grazie a te.
Ci mancano lui, Borghese. E chi altro aveva come compagno? Mica mi ricordo chi aveva come compagno. Diaboliteine, buono. Altro che proteine. Sono diaboliche. Yeah. Lo scienziato. Sei venuto a salvarmi, ma certo, è una gioia vederti sano e salvo e con il viso al suo posto. Combatterò al tuo fianco! Ma prima devo schiacciare un pisolino per recuperare un po' di energie. Ti capisco. Quindi, alcuni compagni sono fuggiti, ma sono rimasti confinati nel castello perché loro non avevano più la faccia. Quindi, sono scappati pur non avendo la faccia? Ci può stare. Ah, ecco, quindi lì sotto ci ricongiungiamo. Perfetto. Perfetto. Qui un'altra boss fight? Spero che stiano tutti bene. Nel frattempo... Ah, ora andiamo di là. Bah, non serve a nulla restare qui. Andiamo, forza! Ah, forse loro incontrano un altro membro. Stanno in tre comunque, cioè se la caveranno. Anche perché combattono in automatico, combattono. No, malignino. Allora, malignino può fare o un danno o 999. E questo è il problema. Eccolo, vedi? Però potrebbe andare KO facilmente. Per fortuna. Malignino, ragazzi, è tremendo, eh. Ah, un altro percorso ancora prima di ricongiurci al team. Wow. Ah sì, ah sì, KFC! Ecco chi era KFC, la principessina! Come facevo a non ricordarmi di questa bellezza? Come facevo? Chi è? Gianna Pasquala? Ah, bello però! Accidenti! Bellino! Oh, Alama, nuova abilità, mega fuoco? Oh, brava, piromante! Quella è la discendente del nano furtivo. Altra reference. Bravissima. A meno che lei non è una discendente di chi ha vincolato il fuoco, la fiamma. Basta con le reference, perché sennò a KFC non vanno bene le reference. Sto vedendo. Ok, Pepiera, anche per te che Alama usa mega fuoco. Bravissima, piromante mia. E anche a te, Escanor. Anche se Escanor un po' di meno, ma... A proposito, lo stato del nemico è molto utile questa funzione per vedere magari quale attacco da fare o per organizzarsi meglio. Vabbè sì, però, povero Escanor. Vediamo un po' dopo Mega Fuoco. Ah, oddio. Non male, non male. Vai Alama, grande. Vai, attacca Shibanyan. Bravo Escanor, grande KFC, sconfitto il mostro con la sua faccia. Però bello sto posto del castello, eh? Cioè il castello è bello, non è male. Wow, la principessa. Ora manca solo Borghese. Possibile che sia il mostro più forte qui dentro? Sarebbe interessante. Oh, e finalmente il gruppo torna unito e compatto. Yes! Cosa vedono i miei occhi? Era Escanor! Hai sentito la mia mancanza? Sì. Allora, con chi andiamo? Vabbè, te sicuramente, anche la principessa e... direi che la maga ci serve. Oh? Siamo arrivati? Borghese! Eccolo l'ultimo che mancava! Chef Borghese. Clan, clan, clan. Ah. Ok. No, vabbè, bellissimo. No, bellissimo! Cavolo, che bello! Ci picchia. No dai, vabbè, bellissimo sto nemico. Cavolo, non gli abbiamo fatto nulla. Siamo un bel gruppo, sì, ma se non gli facciamo male, ragazzi, è inutile.
Mi ci vorrebbe l'attacco con Ipona. Ok, uno è andato. Wow, quanti danni ha fatto. Vortice di lame. Sì, per forza, ne faccio danni a entrambi. Se pochi, ma... Oh, grande Alama. Te mangi la banana. Ma te la fa. Calma. Calma. Ok, te non serve. Ok, Alama, mega fuoco consuma un bel po'. Ok. Ah, aspetta, aspetta. Ah no, attacco, tocca a me, allora aspetta. Non uso ultra l'abilità quella... La pepiera quella che ci fa diventare pazzi. Quella ti fa diventare pazzo, quella pepiera. Grande, buon danno con Ipona. Bravissima. Oh, sgraffignato, zoppa flambé, buono. Magari dopo ce ne dà anche un'altra a fine battaglia, chi lo sa. Vediamo un po', una salvaria, ma stato nemico. Oh cavoli, è tosto davvero. Allora ci serve. Ha chiamato i rinforzi. No vabbè, allora, a te e a me. Uno deve restare sano, uno di noi. Ma solo uno. Scusami, però io ti voglio bene, però... Ricarico nel caso, scelta impossibile, va benissimo, non c'è problema. Vedi quanti danni fai? Vedi quanti danni fai? Bravissimi anche voi. Grande. Wow. Vai. Lancia quella spada. Oh, grande. Mega fuoco. Ottimo, ragazzi. Ragazzi, che bisogna fa? È perfetto. È perfetto così, ragazzi. Stupendo. Davvero stupendo. Buono. Mi piace, mi piace, mi piace. Oh, quanta robaccia ci ha dato. Cioè, robaccia nel senso di roba. Non robaccia nel senso di schifezze. Roba buona, insomma. Un bel po' di cibi succulenti. Perfetto. Io direi che Borghese potrebbe anche rientrare nella squadra, eh. Non dico di fare la squadra iniziale, ma... Vediamo. Tanto poi i team li intercambio, insomma, faccio sempre un po' di cose particolari. Oh, finalmente! Alla fine ci siamo! Un gruppo di 10 persone! Abbiamo il mondo in pugno! Possiamo fare quello che vogliamo! Ad esempio, tornare a casa! Possiamo tornarci tutti quanti a casuccia! Eh? Sì, giriamo i tacchi e andiamo a casa! Ehi, bella idea! Ehi, fermi tutti! Insomma, quel Duca del Mare sembra un osso duro. Poco ma sicuro. Io un po' di paura ce l'ho in effetti. E non sai nemmeno tutta la storia, Andre Link. Andre Link non è mai stato catturato e non può capire. Già. Gianni, il Duca del Male, con quelle mostruose grinfie. Ah, quel sotterraneo buio e soffocante. Oi, oi. Dai, su. Se lasciamo campo aperto a Gianni, finirete di nuovo in quel sotterraneo. Mi sa di sì. Vero? Beh, ovvio. Però, adesso siamo un gruppo di 10 persone. Forza, andiamo a suonarle a quel Duca del Male. Alla salute! Ora devo solo decidere quale sarà il gruppo che andrà ad affrontare Gianni. Forse nel prossimo episodio, chi lo sa. Ragazzi, questo video termina qui. Nel prossimo episodio vediamo se sarà... l'epilogo, il primo epilogo 1 della storia, ovvero l'epilogo nel quale affrontiamo Gianni e poi post game, oppure se effettivamente no, se dobbiamo ancora continuare a cercarlo. Però questo è il castello, il duca sta nel castello per forza, quindi vediamo dove ci porterà il prossimo episodio. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Ora che il gruppo è completo, le cose saranno molto interessanti. In descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!